Ci eravamo lasciati all'ospedale alla ricerca di Nora. L'ultima volta ho approcciato in maniera un po' assurda questa situazione. Dovremmo essere molto, molto attenti a quello che facciamo. Perché quest'area è piena di nemici. E se non facciamo attenzione, non ci sarà sparatoria che renda. E probabilmente ci faranno il culo. Quindi facciamo attenzione. Tipo lì c'è uno. Crepa. Mi dissocio sin da subito con questo atteggiamento ostile di Ellie. Ellie, devi uccidere per necessità. Ma se gli dice pure crepa con sta cattiveria, sembra che quasi tu ci tragga del piacere nel fare ciò. E tu non trai del piacere, vero Ellie? Cioè tu lo stai facendo per una buona causa. Quello lì entrerà nel tendone? Non lo so. Sapete che c'è? Forse dovrei provare semplicemente a bypassare le guardie. E credo che si possa fare. Combatterle tutte è difficile. Ci sono anche i cani e ho pochissimi proiettili. Invece così mi sono giocato una freccia e forse possiamo entrare. Che spavento! Grazie The Black Skull per la resub. Mi sono spaventato. Ero tutto concentrato. Ah, già dimenticavo, ti do un po' fastidio. Grazie, divano. Beh, è un fastidio abbastanza gradito questo, ti dico la verità. Allora, quello stronzetto lì che mi guarda, che cerca gente. Ma sta proprio guardando qua dentro, ma te ne vai? Ma guarda un po' te. Cosa mi tocca fare? Oh figa, no, no. Shit. Ma porca. Vabbè, ma ragazzi, cioè, che cazzo ci faceva dietro di me questa? Ma quando mai? È scivolata lì dietro. Scivolata. Sto cazzo è scivolata. Da questa. Porca puttana. È impossibile. Ma scherzi? Aspetta, devo scappare. Non mollare! Ok, è andata lì dietro. Minchia se mi beccano, ragazzi, sono fottuto. Tantissimo proprio. Ma ok cosa? Non è ok, Ellie. Non è ok. Cosa facciamo? Teniamo questa. C'è qualcuno? Cazzo. Ma porca! Come fa? Come faceva a saperlo? Come faceva a saperlo? Dai, Ellie. Vaffanculo. Ma porca troia. Come faceva a saperlo, sta stronza? Che ansia. Ma ha tirato fuori per il piede, cioè. Ma santo cielo. È stato orribile, è stato. Ragazzi, sono riuscito a nascondermi, pare. Prendiamo queste.
Là c'è uno. C'è qualcun altro? Merda. Zitto, devi stare. Mi hanno visto di nuovo. No, mi aveva visto lui. Via, 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 via. Via, cazzo. Si è nascosta lì. È qua dietro. Oh, madonna, quanto è reattiva. Schiva. Scappa. Scappa lì. Scappa. Scappa. Scappa lì, cazzarola. Giù. Fai così un attimo. Va bene, Ellie, va bene. Puoi farlo. Un secondo. Vai, vai, curati, curati, curati. Ma te stai scherzando, cioè. Dopo l'esperienza di prima, mi sa che qua usciamo subito. Ma come non è morto? Continua così! Cioè, alla fine mi tocca farli fuori tutti, eh. Potrei aver finito quasi. Cioè, finito l'ingresso, si intende. Poi Dio solo sa cosa mi aspetta. Lo so. Secondo me c'è tipo un cecchino là sopra. Esatto, guardalo lì. No. Che ansia è sto suono? Preso, 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 preso. Ok. Forse posso farmi anche dei proiettili esplosivi. Continuo a sbagliare intanto. No, mi serve lo scotch comunque. Continuo a sbagliare tasto. Va bene, niente. Io volevo fare una cosa furtiva, però come vedete non è andata a buon fine. Quindi proseguiamo. Pistola alla mano. Ma subito così c'è gente? Arriva qualcuno. Ah no, aspetta, se n'è andato. Stupido. Ok. Dormi, dormi. Eccetera, eccetera. Ogni tanto sento quell'effetto audio strano, come se mi stesse vedendo qualcuno. Shit. Senti, vado a vedere che succede. Sì, sì, vai a vedere che succede, vai a vedere. Non so, non so come non mi abbia visto comunque. Oddio santo. Ciao. Vieni più vicino. Guardami negli occhi, cazzo.
Ah, ma è ancora viva? La... credi di essere? La lasciamo qua? Non sei nessuno. Beh, non è che posso aiutarla, nel senso. Sì, mi hai fregata, ma presto verrà il tuo turno. Ah, niente. Non era necessario finirla. Andiamo avanti. Ho fatto piazza pulita, pare, eh? Potevo skipparli tutti e chiudermi dentro, invece è andata così. Va bene. Cioè, di certo non venivo con buone intenzioni, però non doveva neanche andare così. Allora, ricordiamo che loro erano qui a pulire l'ospedale, quindi potrebbe essere ancora pieno di infetti, eh? Vediamo. Essenziali. Un elenco di scorte. 7 disponibili. Ok. Sei tu, Nora? C'è qualcuno con della musica? Eccola! La famosa Nora che dobbiamo trovare. Che sia lei? C'è un po' di gente. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Al diavolo, devo tornare al lavoro. Nora, io non voglio pagare per lei. Ascoltiamo. Ok. Se ne sono andati, ok. Quindi si può scendere? Non proprio silenziosa, Ellie, eh? Ok. Il fatto che ci siano delle scorte un po' mi rincuora, un po' mi fa pensare che ci sarà un casino. Allora, diciamo pure... ho sbagliato di nuovo tasto. Diciamo pure che non posso fare un granché in realtà, quindi stiamo così. Però il medikit me lo sparo. Tanto non mi fullo uguale. Non gridare. Ah, eccola. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Ricordi di me. Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti.
Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Ci sta provocando? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'intrusa! Ce l'ha fatta. Ellie. Ho perso? Ma... cioè, dovevo inseguirla. Ma figa, dimmelo. Io pensavo che era scappato ormai, che potevo lottare. Vabbè. Ehi, c'è nessuno. C'è nessuno, dai, seguiamola. Nora! Non gli sparo, che tanto non credo di prenderla. Nora! Fermati! Madonna! Ok, però di qua non c'è nessuno a posto. Nora, ti vengo a prendere! Norina! Nora, sono Ellie, sono pazza! No, no, no! Sì, sì, vieni qua! Oh, madonna! Ma come? Ci ha preso lei, altro che... Oh, madonna! Oh shit. Sta arrivando altra gente. Come farà a scappare Abby da qua? No, no, aspetta. Ma aspetta, il cazzo, aspetta. Indietro! Abbassa la pistola. Questo è un buon piano. Abbassala sulle mani. Indietro. Non hai via di scampo. No. Ferma! È un'idea. Ah, in mezzo alle spore si è buttata. Cazzo. Lei morirà allora. Muore per forza. Sì, sì, beh, la corrente è attiva. Non importa, troviamo l'intrusa. Trovata. Oh no. Sono clicker. Non potevo saperlo all'inizio, no? Attenti! Devono morire! Ecco, lasciamo che siano loro a morire con i clicker. Ellie, ti muovi, figa, a scappare. Dai. Dai, Ellie. Hai clicker dietro, Ellie. Ok. Ok. È andata bene. Ora, la nostra amica Nora, che è scappata, si è respirata le spore. Quindi, come stavo dicendo prima... ormai è andata. Anche perché è scappata di qua dove ci sono altre spore.
e non aveva la maschera. A meno che non se la sia messa, ma non credo sia in tempo per salvarsi. Infatti sento tossire. Non credo ci sia da lottare qua. Eccola. Ciao, Nora. Oddio. Oddio. Io mi dissocio da qualsiasi cosa accada. Non posso fare niente di buono, Twitch. Mi dissocio. Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Qua si scoprono gli altarini, eh. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Potrebbe trasformarsi anche. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Lo devo fare per forza. Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Sono dissociato. Io questa kill non la volevo fare. Vabbè, non si è visto niente. Comunque lei non può infettarsi. Ellie è immune. Cioè può morire, ma non per l'infezione. Non si trasforma. Ok? Sono io. Ellie. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Come fa a saperlo? Andiamo. Non gli ha detto niente la tipa. Comunque è sconvolta a dir poco. Le braccia. Ma no, non ha parlato, l'ha killata. Ha detto che non avrebbe tradito la sua amica, quindi è morta e basta. Ti prego, non far vedere nulla, cioè la schiena basta. Io mi dissocio nel dubbio. Non dovrebbe vedersi niente, però... Per piacere.
ha fatta parlare. Ah, ha parlato, quindi. Però non ce l'ha fatto vedere. Ehi. Ecco perché. Non importa. Ci hanno tagliato, non è che... Non voglio perderti. Non è censura, è una scelta di narrativa, eh. È per questo che è sconvolta, ha torturato una persona e insomma, o sei pazzo o credo che un po' qualche rotella ti salti, lo diventi pazzo. Che succede, uomo? È un ricordo? Ricordo di un ospedale. Vedete, Ellie è giovane qua. Ah, 2 anni prima, scusate, ero distrattissimo, non ho letto. E avete lasciato tutto qui. Andiamo. Deve esserci qualcosa. Cosa cerchi? Perché siete scappati? Devo dire una cosa, mi piace questa narrazione dove dividono l'avventura, la quest, diciamo, a Seattle in 3 parti o più. Cioè, dividere in giornate è una buona idea. Però il fatto che ci sia sempre l'intermezzo del flashback, cioè, da un po' andrebbe rotta questa struttura. È già la terza volta, quindi poi ci sarà il giorno 4. Domani a quest'ora avremo cambiato il corso della storia. Ok. Cosa stava studiando l'amigdala? Non lo so, sparo a caso. È il fungo? Sì, credo di sì. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati di test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. Ma che stai dicendo? Ha fatto il virus in laboratorio? Cioè, stai cercando di dirmi una roba così? Ah, il laboratorio delle luci. Ma è quel laboratorio delle luci? Non lo so, sono un attimo perso. Sono un attimo smarrito. Non so se è quello del primo gioco, non c'entra. Ecco, dico un'altra cosa. Se il gioco è fatto bene, questa sezione me la lascia senza nemici. Esplorazione pura. Vuoto, né umani né zombie. Perché dopo una roba del genere hai proprio bisogno di staccare. Vediamo come si sono comportati. Un registratore. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ah. Contrabbandiere Joel, la ragazza lei. Se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio. Sviluppare un vaccino è morto.
E lui è la colpa, diciamo. Cioè, lui che ha ucciso quelle persone. Vieni qui. Che ti è saltato in mente? Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Sì, è quel laboratorio, comunque. Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Aia. Quindi lo sapeva adesso. Noi non sapevamo che lei sapeva. Oh mio Dio. Cazzo, non mi toccare. Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Facciamo lo spiegone? Per chi non ha capito. Alla fine del primo gioco, Joel ed Ellie sono andati in questo centro di ricerca delle luci. Lei, essendo immune, poteva sviluppare un vaccino, ma per fare lo studio doveva essere sacrificata, cioè sarebbe morta. Joel, di fronte a questa realtà, ha deciso di ammazzare tutti per portarsela via e salvargli la vita. Lei lo ha scoperto solo lì. No tette, ti prego. Non ti girare. Ok, bene, bene, grazie. Ok. Che letto di merda, madonna. Dina. Non sarà così riposata. Jesse. Guerra per tutti. Guarda, Joel, è il tuo preferito. Non c'eravamo mai stati qua. Siamo dietro al tendone del teatro, suppongo. Che figata. Quante cose ci sono. Quanti dettagli questo gioco. Comunque, rispetto a quello che ho detto prima, sì, il gioco è fatto bene. Dopo questo momento, con Ellie sconvolta di quello che ha fatto e anche il giocatore sconvolto perché ha guidato le sue azioni e abbiamo ammazzato di tutto e di più, ci hanno lasciato un attimo di respiro con un flashback pesante, perché era bello pesante, però senza azione. Dina,
perché ne avevamo bisogno. Top. Dove sono quei due? Sulla Tina? Ah, posso fare a caso? Bene, ora andiamo a cercarli. Grazie, grazie, lo so. È stata una bella improvvisata. Io ti avrei detto di aprire, poi fai tu. Gli ha detto la verità? Mi sa di sì. Uffa. Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in grado. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Non mi piace sto piano, sinceramente. Okay. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Ok. Faccio un predict. Verrà rapita. Mentre ne siamo via. Andiamo. Non lo so, mi sento che questa cosa la mi puzza un po'. L'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città. Vieni, aiutami. Ok, forza, vai. Ok.
Io me ne vado. Vai da solo, lol. Io torno da Dina, ciao. E lui rimane lì, però. No. No. Oh, però non dice niente. Cioè, pensavo dicesse qualcosa. Niente dice. A dirà, vabbè, questa qua ormai è tutta schizzata. Abbiamo... portiamo pazienza. Grazie. Cosa hai detto, Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io... non le ho detto che lo sapevi, se questo è vero. Tranquilla. Luttiamo subito qualcosina. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Ah. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di... screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male qualcuno. Molto vaga. LOL, un rospo. Cazzo. Pensate quando Tier arriverà a questo punto. No. LOL. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy, ce ne andiamo. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi del coraggio. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Sembro uno di quelli che protestano in America. Allora, troviamo un po' di viveri. Che qua, al di là che non continuerà ancora troppo la live. Vedo una luce. Però bloccata. Già. Che qua non c'è niente. Niente. Questa? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che hanno fatto. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì. È vero. Quindi questa era la strada giusta. Io pensavo di trovare tipo una pista secondaria per lottare, invece direi di no. Da quanto Dina sta così? Un paio di giorni. Appena arrivate ha fatto il... ah no, invece è secondaria. Dovevi vederla. Diamo tormenta. Potenziamoci. Allora, mi servono ancora 4 bulloni per questo, quindi niente, aspettiamo. Continuo a sbagliare tasso, una cosa impressionante. Dovevo aumentare la cura dei kit. Ok, fatto. A posto. Aspetta, qui.
No, ok, non è un'area secondaria, dai, è troppo grande. Dammi una mano. Di qua. Spiegami un po'. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena... Hanno iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo in capo. Se facciamo l'area, aspettiamo le altre squadre. Poi attacchiamo le terre. L'ultima volta? Stavolta sarà diversa. Siamo tutti in attesa. Hanno già occupato tutta la costa. Una freccia sola. E c'è anche un bel po' di gente, sono in quattro. Non ho speranze di fare una cosa furtiva. Senti, vaffanculo. Non è stata una grande aggressione la mia. Però ce l'abbiamo fatta. Ancora gente? Da quella parte, li vedo, sono qui, qua giù. Please, fai che... Ce ne sono ancora. Cazzarola. Io non ho più... Non ho più niente. Che classe. Che classe. Sono un po' fottuto, Jesse. Dovremmo aver fatto, comunque. Hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando, i serafini, mi pare. Serafiti. Io ho sempre sentito iene. Le hai mai visti? No. Meglio per te. Mi servono molti più loot di così. Allora, guardiamo bene tutto. Ah, qua è già rotto. Se non mi faccio un medikit, sono shottabile. Ok, beh, la merendina si mangia volentieri, però... Non è proprio quello che mi serviva. Questi sono al massimo. Ok, non me li fa prendere a prescindere. Ok. Un medikit.
Meglio che niente. E con il potenziamento curano molto di più, quindi è stata una buona mossa. La live finisce tra non molto. Volevo solo addentrarmi un po' di più in quest'area. Tanto mi immagino che sia più o meno sempre quello lo stile, quindi una zona lunghissima, piena di imprevisti e poi il traguardo alla fine, in fondo. Cioè, anche questa è una formula abbastanza regolare finora. Cioè, è sempre così. Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Oddio! Comics Expo. Quelli erano tempi d'oro. Che figo! Dovevamo venire in cosplay allora. Stavi dicendo prima riguardo di me. Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Brava, li sorvola. Sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. C'è Luna Park in fondo. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Vedete, ogni volta che dobbiamo raggiungere un obiettivo... Ci tocca nuotare, ok. Lo vediamo in lontananza e dobbiamo fare tutta una roba assurda per raggiungerlo. Cioè, più o meno è sempre quella la formula. Bello che nuotando distruggiamo il muschio. Altri dettagli. Ok, qui. Ok. E ora? Saliamo qua sopra? No? Un attimo. Di qua. Sì, è un parkour vero e proprio, praticamente. Come infatti? È lì, dove cazzo li hai visti gli infatti? Oh, sinceramente non ho capito dove sono. Ok. Non mi serve. Saranno qua dietro? Tipo? In acqua? Dove cazzo stanno? La ruota è ancora lontana. Ci avviciniamo. Non mi sembra proprio. Tuffi.
Va bene. Ah, dovevo andare di qui, chiaro. E sembrava abbastanza strano, effettivamente. C'erano degli scogli un po' alti, diciamo. Che più che scogli erano tocchi d'asfalto. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. Ti ho offeso. In realtà... io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo, Joy. E non so come sia finita così. Sarei venuto. Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fraintendere. Sei... bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Asiatico? Certo. Ovvio, no? Essere vero non dipende da come sei fatto, rispose il cavallino di cuoio. È qualcosa che ti succede quando un bambino ti vuole bene per molto? Molto tempo e tu lo sei per lui? Non solo un gioco, ma qualcuno a cui volere veramente bene. Allora diventi vero. Fa male a volte. Malati, mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah. È vero, per loro i funghi sono una cosa orribile. Avevi un libro preferito, piccolo? Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono... fantasmi? Fantasmi alieni. Sembra... proprio il tuo genere. Ok. E il tuo saputello? Beh, mia madre aveva solo un libro per bambini. Il bimbo radire. Che si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Ok. Ma per farmi divertire, mamma si inventava sempre un finale diverso. Che storia strana. Il bambino ha lasciato morire tutti. Non ti dico gli incubi. Paura. Mm. Ma era una brava mamma, no? Sì. Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Ritorniamo in strada, ok. Ma da dove, signor Jesse? Da qui? Mi sa di sì. E qua? C'è sicuro qualcosa. Eccoli qui. I viveri. Rip, pappardelle e funghi. Pensa con il fungo questo qua. Che buono. Ok, comunque non ho capito dove stavano gli infetti, ve lo dico. Ah, non ce l'aveva con me. Altri sopravvissuti. Che palle sti qua. Bravo, bello. Crea silenziatore. Vai. Tempo da cane. Non è facile stare da barca con questa tempesta. Voglio essere in prima fila. Avrai la tua occasione. Come tutti. Ma poi non venire di qua con sto cane, cazzo. Scusa, Fuffi. Cazzo. Cioè, gli ho sparato in testa, non si è accorto. Ma il silenziatore che fine ha fatto, scusa?
Io avrei avuto un silenziatore. Alza la testa. Santo cielo. Lo so che sei lì, dai. Minchia, mi ha preso. Mi dissocio. Ma porca troia, com'è che mi beccano sempre io mai, cioè? Tira sulla testa. Sì, vabbè. Stortissimo, praticamente. Sono davvero così stronzo. Che fine hanno fatto? Sveglia, occhi aperti. Eh sì, occhi aperti, va. Anche il terzo occhio t'ho aperto. Beh, dai. Con questo quick scopino. Cioè, in realtà non era mai nella vita un quick scope, però mi sono un po' ripreso. Sprecato tutti i proiettili, però. Sì, è una buona idea per lustrare l'area. Aspetta, stai lì. Ottima idea. Cos'è, la strada giusta? Mi stai dicendo? Un negozio di tessuti. Ah, secondaria. Ok. Allora. Non posso craftarmi un cazzo, ottimo. Mi sa che li ho eliminati tutti comunque. Buono che abbiamo recuperato questi. Ah no, ce n'è ancora uno. Solo che è stupido e non ci ha notati. Minchia, ma che genio che ha. Vai, vai, corri. Ecco. Quello era l'ultimo, vero? Bene. Sì. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Non dirlo. Ma Jesse, ti sembra il caso di fare le battute, scusa? Cioè, va bene tutto, però. Dai, questa è stata una bella giocata. Ho avuto un po' delle defiance, però mi sono ripreso. Qualche loot. Siamo a posto. Grazie Remis per la resub, bentornato. Allora, gente, c'è scritto che non possiamo parcheggiare, però io parcheggerò qui Ellie e Jesse, perché mi sa che è arrivato il momento di staccare e si è fatta tardi, quindi continueremo la prossima volta.